Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo momento con Apple Zain. Oggi Apple ha rilasciato ufficialmente gli inviti per il nuovo e primo evento Apple del 2019, ma andiamo a scoprire insieme tutto quello che verrà presentato all'interno di questo evento. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News ed anche la più scaricata d'Italia per le Apple News. Scaricatela e accedete alla sezione Apple Live. Stasera ci vediamo su questo canale YouTube in diretta dalle 21:30 alle 22:30, solo con me in diretta per rispondere a tutte le vostre domande Apple. Allora ragazzi, prima di iniziare vi dico innanzitutto che questo evento si terrà il 25 di marzo dalle ore 18 effettivamente, ma vi ricordo che io sarò in diretta su YouTube su questo canale dalle 17:15 per parlare insieme a voi ovviamente di tutto ciò che verrà presentato e poi alle ore 18 switchare la mia facciona e farvi vedere l'intero evento in diretta video nazionale ragazzi, esclusiva come al solito, sono uno dei pochi a farla, anzi ho iniziato io a farlo tanti tanti anni fa e poi ovviamente qualcun altro lo ha fatto copiando, ma vi posso dire che è una cosa che a me piace fare tantissimo. Quindi ragazzi vi ricordo 25 di marzo ore 17:15 con me su YouTube in diretta. Ma comunque, iniziamo a parlare di quello che verrà presentato secondo i rumors, ragazzi, ovviamente non ci sono ancora conferme ufficiali, ma quello che verrà presentato secondo le ultime informazioni trapelate. Iniziamo dal mondo software, perché Apple ha intenzione di presentare due nuovi servizi di abbonamento, ovvero il nuovo Apple News che permetterà di avere delle riviste digitali all'interno dell'applicazione News pagando un abbonamento mensile. Proprio come Apple Music, infatti, questo Apple News ci permetterà di vedere contenuti esclusivi digitali, ma ovviamente a pagamento. Sarà in sostanza un miglioramento dell'attuale applicazione News che attualmente non è disponibile in Italia, ma forse tramite questo abbonamento potrebbe addirittura essere disponibile nel nostro stato, finalmente, speriamo. Ma si parla poi di un secondo e nuovo servizio di abbonamento digitale. Non si parla ovviamente di musica perché, come dicevo poc'anzi, c'è Apple Music, non si parla di riviste, c'è Apple News, ma si parla di serie TV e film. E sì, ragazzi, perché Apple starebbe per presentare Apple Video. Il nome ovviamente lo hanno dato i rumors, non si sa quale nome Apple abbia scelto, ma ipoteticamente Apple Video e questo nuovo servizio di streaming video ci permetterà di vedere contenuti originali Apple, che siano serie TV o film, concorrenti a Netflix. In pratica, Apple, tramite questo servizio di streaming video, entrerà in competizione con Netflix. Lo ha già fatto con Apple Music, battendo Spotify, ovviamente per quanto riguarda il mondo iOS, e vuole farlo anche con Netflix. Vuole riuscire a battere questi grandi colossi. Ma passiamo finalmente a parlare di hardware, ragazzi. Prima di parlare di alcune novità, quindi di prodotti che Apple dovrebbe ipoteticamente presentare, vi dico che Apple dovrebbe riconfermare alcuni prodotti che aspettiamo veramente da tanto tempo. Uno fra i tanti è appunto la basetta AirPower, ragazzi. Per chi non conoscesse la basetta AirPower è una base wireless che permette di ricaricare fino a tre prodotti Apple contemporaneamente, che siano iPhone, che siano Apple Watch serie 3 o serie 4 e che sia AirPower. Stessa cosa per le AirPods, perché verrà presentato un nuovo cofanetto che permetterà ricarica wireless appunto tramite la basetta AirPower. Aspettiamo questa basetta AirPower dal 2000 17, ragazzi, non è mai arrivata, ci sono stati dei problemi di produzione che hanno impedito il suo corretto funzionamento, dissipazione del calore, Apple ha leggermente aumentato lo spessore secondo gli ultimi rumors e rimetterà finalmente in commercio, anzi non rimetterà, metterà finalmente in commercio questo prodotto ufficialmente il 25 di marzo, ripeto, sempre secondo i rumors. Ma non finisce qui, ragazzi, perché si parla anche di AirPods 2. Apple, secondo le ultime fonti, potrebbe addirittura presentare un nuovo paio di AirPods 2, che dovrebbero avere le seguenti novità. Un'impermeabilità IP67 che renderà il dispositivo, anzi i dispositivi, quindi le cuffiette, resistenti all'acqua, quindi si potranno utilizzare sotto la pioggia per correre appunto in determinate condizioni meteorologiche, ma poi avranno dei sensori dedicati, sempre ripeto secondo i rumors, per il monitoraggio della salute, che sia il battito cardiaco e tanto altro.
Inoltre si parla di un nuovo rivestimento sia delle cuffiette sia dell'involucro del case, che ci permette sia di ricaricare le AirPods sia di contenerle all'interno appunto di questo stesso cofanetto. Si parla di un involucro che renderà meno scivolose le AirPods, ovviamente più impermeabili P67, ma anche ci permetterà di avere un design con più grip, quindi avrà un sistema che ci permetterà di renderle molto più aderenti sia alle nostre mani ma soprattutto alle nostre orecchie. Inoltre il case dovrebbe essere leggermente più spesso e pesante, anche perché si dice che questo dispositivo, questo nuovo cofanetto, verrà ricaricato, quindi ci sarà la possibilità di ricaricarlo in 15 minuti, in soli 15 minuti, fino al 100%. Avrà un wattaggio veramente potentissimo, sicuramente ci servirà un trasformatore esterno da Mac che supporterà, non lo so, un 50 watt più o meno, ma il 100% in 15 minuti è veramente eccezionale, speriamo sia vero. Oltre ovviamente a queste AirPods 2, sempre secondo i rumors, Apple dovrebbe presentare altri due nuovi prodotti, ovvero iPad Mini 5 ed iPad 2019, ma andiamo per ordine e parliamo di iPad Mini 5. iPad Mini 5 non dovrebbe avere un design rinnovato, dovrebbe mantenere lo stesso design della versione 4 di iPad Mini 4, che attualmente è ancora disponibile in commercio, ed avere solamente un piccolo ritocco estetico per quanto riguarda il design nella parte posteriore, ovvero un riposizionamento di uno dei tre microfoni esterni. Ma le vere novità saranno sotto al cofano e nel prezzo, perché il nuovo iPad Mini 5 dovrebbe avere un hardware aggiornato, non dico ai tempi di oggi, quindi non dovrebbe avere il processore né di iPhone X, XS, XS Max ed iPhone XR, ma diciamo un processore più o meno a pari livello con i tempi che corrono. Ma ragazzi, la vera novità di questo prodotto dovrebbe essere proprio il prezzo, perché si parla di un prezzo compreso tra i 250 e i 300 euro, che renderebbe questo iPad Mini 5 l'iPad meno costoso al mondo. Cioè Apple non ha mai presentato un iPad che costa veramente così poco, e speriamo che sia vero. Ma passiamo ad iPad 2019, ovvero l'aggiornamento di iPad 2018 rilasciato da Apple proprio l'anno scorso in questo stesso periodo, febbraio-marzo, che dovrebbe avere non solo un rinnovamento per quanto riguarda anch'esso l'hardware interno, ma soprattutto una piccola modifica nel design, ovvero, secondo i rumors, passare da 9,7 pollici a 10,1 pollici. Attenzione ragazzi, questo non vuol dire che Apple abbandonerà il tasto home, quindi il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali Touch ID a favore del sensore True Depth per il Face ID, assolutamente, nessuno qui lo sta dicendo. I rumors dicono semplicemente che Apple amplierà leggermente il corpo ed il display di questo iPad 2019, senza nessuna modifica evidente al funzionamento, che sia ovviamente Touch ID o Face ID. Mi dimenticavo, sia iPad 2019 sia iPad Mini 5 dovrebbero essere compatibili con la Apple Pencil di prima generazione. Ottima cosa per chi ama disegnare o prendere appunti. Inoltre ragazzi, si parla di un piccolo spoiler di iOS 13, è chiaro che verrà presentato il 6 giugno durante il WWDC 2019, ovvero la conferenza Apple per quanto riguarda ogni anno i nuovi software di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, eccetera eccetera, ma Apple ci darà un piccolo spoiler, perché il servizio di cui vi parlavo prima, ovvero Apple Video, sarà integrato e disponibile poi dal WWDC, ovvero sarà in testing con iOS 13, quindi facendoci vedere questo servizio in anteprima, Apple in pratica ci dà uno spoiler su iOS 13 e io non vedo l'ora di vederlo con voi. Insomma ragazzi, ci aspettiamo veramente tante novità in questo evento Apple. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la cosa che state più aspettando. Apple Video, iPad Mini 5, AirPods 2. Io personalmente sto aspettando sia le AirPods 2, ma soprattutto Apple Video. Sono curioso di vedere come Apple entrerà a far parte di questo mercato, concorrendo proprio con Netflix, il colosso internazionale dello streaming di serie TV e film. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai!
Grazie a depolzain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito depolzain.net.